सत्यधम्म प्रेम नित्यमैयुंडिना पुडमि तल्ली एंतो पुलकरिंचु सत्य धर्म प्रेम నిత్యమైయుండినా ఉడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు విశ్వశాంతినిచ్చు విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు. All'interno del mondo cattolico sono state avanzate delle profezie che riguardano l'avvento del grande condottiero spirituale che modificherà le sorti del mondo agendo direttamente sul cuore degli uomini. Una di queste profezie fa riferimento a Papa Giovanni XXIII. Queste profezie, proprio perché proposte dal capo della Chiesa romana, hanno suscitato la ribellione del cattolico egemonico. Perché questa ribellione? Le profezie parlano di un santo scalzo che cambierà le sorti del mondo. Il ricercatore che ha portato alla luce le profezie di Papa Giovanni ha cercato di identificare questo santo proponendo ora Gandhi, ora Pio XI, finché alla fine dichiara di non essere in grado di decifrare il personaggio. Forse, egli afferma, si tratta di un futuro Papa. È chiaro che il cattolico cercherà di trovare la soluzione sempre all'interno del proprio mondo, anche se Papa Giovanni parla chiaramente di un santo che proviene dalla terra di Brahma. Risulta chiaramente dalle profezie di Roncalli che questo santo incontrerà uno degli ultimi papi profetizzati da San Malachia, Don Bosco e dalla monaca di Dresda, e anche lui, in umiltà, camminerà scalzo al suo fianco. Si dice nelle profezie che il santo scalzo agirà con estrema semplicità, ma anche con molta fermezza. L'interpretazione delle profezie, qualunque esse siano, offrono allo studioso difficoltà notevoli. Per interpretare le profezie di Nostradamus, per esempio, sono stati scritti più di 5.000 volumi e ancora oggi il ricercatore non è in grado di interpretare correttamente quelle previsioni. Una profezia è tale quando si verifica, e sarà soltanto il tempo a sconfessare o confortare l'interpretazione data dallo studioso. Se le profezie di Papa Giovanni vengono viste in un'ottica cattolica, è chiaro che si farà riferimento sempre e soltanto a personaggi che ruotano attorno alla Chiesa di Roma. Ma le profezie di Papa Giovanni sono state prodotte all'interno di una catena iniziatica, una società segreta. Sono state proposte in termini esoterici e quindi vanno interpretate in chiave esoterica. Non si può pretendere di leggere quelle profezie superficialmente e di trovare una risposta chiara alle nostre aspettative. I profeti, come l'inconscio, parlano in termini simbolici. Chi conosce i simboli esoterici potrà avventurarsi nella decifrazione. Gli altri dovranno restare alla finestra ad osservare quello che accadrà nel futuro. L'interpretazione di una profezia sarà pertanto legata alla cultura e alla preparazione esoterica di chi si accinge a questa decifrazione. Se leggiamo la Genesi di Mosè superficialmente, senza cercare la chiave esoterica, ci troveremo di fronte all'assurda storiella della creazione di Adamo dal fango e di Eva da una costola dell'uomo. Se leggiamo la creazione in termini esoterici, allora tutto appare chiaro. Mosè ha infatti personificato i principi maschile e femminile in Adamo ed Eva, che vengono identificati nei testi sanscriti con i principi energetici del Purusha e del Prakriti. Non solo, ma lo stesso serpente rappresenta simbolicamente l'energia che tutto avvolge e che in sanscrito si chiama Shakti. L'energia venne rappresentata fin dall'antichità con il simbolo della spirale. L'unico animale esistente in Palestina che poteva personificare l'energia Shakti era ovviamente il serpente.
Il genio di Mosè è andato oltre e ha personificato le caratteristiche della creazione, i Guna, con i figli di Adamo. Tutte le sacre scritture vanno interpretate in chiave esoterica. Questo per consentire a ciascuno di noi di comprendere quello che il nostro intelletto ci consente di recepire. Il messaggio esoterico eviterà di traumatizzare o dirottare coloro che non sono in grado di recepire oltre un certo limite. Così Sai Baba dirà ad un devoto che Dio è amore e all'altro che Dio è il nulla dal quale scaturisce il tutto. Lo scrittore delle profezie, per dimostrare la veridicità del testo profetico, escogitò uno stratagemma destinato a dirimere qualsiasi dubbio. Dopo la morte di Papa Luciani, il ricercatore dichiarò che l'80% del testo di Roncalli non era stato ancora rivelato per la drammaticità delle informazioni che fornisce. In questa parte non ancora rivelata, tuttavia, si faceva riferimento anche al Papa che sarebbe stato eletto dopo Luciani. La dichiarazione consegnata a testimoni ufficiali sarebbe stata aperta soltanto ad elezione avvenuta per non influenzare le votazioni. Così, quando Wojtyła fu eletto, si aprì la busta e si diede lettura alla profezia di Papa Giovanni. Dice il testo: il futuro Papa sarà straniero. Il suo nome potrà essere Paolo VII o Giovanni XXIV o Giovanni Paolo II. Sarà eletto nel giorno della patrona della sua terra di origine. Il suo nome cadrà sotto la lettera M. Il suo cognome sarà una Maria cupa e rovesciata. Avrà Maria sullo scudo e il motto Totus Tuus. La prima frase che il nuovo Papa pronuncerà sarà «Sia lodato Gesù Cristo», ma i suoi fratelli non potranno dirla. Viaggerà molto, farà un pellegrinaggio a Cracovia, stupirà con improvvise uscite dal Vaticano e sarà accanto agli emarginati e ai sofferenti. Dopo il suo insediamento accadranno gravi lutti e ci sarà una tragedia negli Stati Uniti e un'altra nell'Africa del Nord. Morirà anche un capo di Stato di prestigio e il sangue correrà per le strade di Roma. Un grave pericolo sovrasta fisicamente questo Papa. La profezia di Giovanni XXIII si è verificata. La Maria cupa e rovesciata è la W di Wojtyła, sul cui stemma compare il motto Totus Tuus. Il resto è storia. Quello che ci interessa delle profezie di Roncalli è ciò che fa riferimento al santo scalzo che dovrà cambiare le sorti del mondo, il condottiero spirituale che aprirà il terzo millennio, come era già stato annunciato da altri profeti cattolici che andavano a confermare i testi profetici che si trovano all'interno di altre religioni. Le profezie di Papa Giovanni vanno dunque decifrate in chiave esoterica. Per dimostrare come sia possibile dare interpretazioni diverse, tutte giustificate, prendiamo l'apertura del testo profetico. Leggiamo il brano. Padre esitante, dopo il santo che già cammina agli alti altari, il padre della madre avanza il braccio e si aprirà al mondo. La madre per lui sarà grande quando sarà piccola, uscirà dallo stagno accettando una breve catena. Fiori avrà dinanzi alla sua croce, un'ombra rossa sulle spalle curve. I suoi figli piangeranno, ma alla destra avrà due mani, ferme e ricche di coraggio nel dire, nel comandare, nell'obbedire. Santa sarà la sua mano destra, gli darà inchiostro per condannare i chiodi in marcia, i gigli a calpestare. Ma la catena sarà più grande e la lotta più grande, ma da una parte. I figli del padre e della madre saranno protetti ma soffriranno, e luce avranno acceso nella notte, nell'abbraccio della piazza. I cavalli arrivano, di fango, fermi alle fontane.
Chi ha interpretato il brano per primo lo ha così decifrato. È chiaro il riferimento a Pio XI e al concordato. Il padre della madre è senza dubbio il Papa. La madre deve intendersi la Chiesa. La breve catena è forse la conseguenza politica del concordato. Proviamo ora a decifrare il brano con una chiave esoterica unicamente a mo' di esempio. Ed ecco ciò che scaturisce. Il padre esitante può essere identificato nel Papa che compare dopo che il santo è già stato riconosciuto nella sua grandezza. Il padre della madre altro non è che il Dio creatore dell'universo. L'universo, in chiave esoterica, è infatti la grande madre che diventerà grande soltanto quando sarà unita. Il santo ha accettato una breve catena karmica scendendo in mezzo agli uomini e assumendo una veste umana per un periodo molto limitato, e con la sua santa mano destra egli proteggerà i discepoli vestiti di bianco come i gigli, arrestando i chiodi della sofferenza. Saranno proprio i suoi discepoli ad accendere luci nella notte. Il riferimento all'avatar sembrerebbe scontato, ma i brani che ci interessano sono altri e tutti riferiti al grande condottiero scalzo. Nella tua casa riceverai un santo a piedi nudi e farai attendere i potenti. Il santo parlerà anche per te in ogni contrada e dal mondo ecco i bianchi fiori ti avvolgeranno. Quando il Papa riconoscerà il grande condottiero spirituale, tutti i discepoli occidentali del santo scalzo acclameranno anche il Papa. E ti farai scalzo, continua la profezia, e camminerai col santo scalzo. Quando di Maria Santissima divulgherai la parola, si chiuderà la tua unica ferita. Il significato sembra chiaro. Quando il Papa in effetti divulgherà la parola del Salvatore, avrà termine il suo karma per il quale sarà nato. La Vergine Santissima rappresenta simbolicamente, fin dall'antichità, il Salvatore che discende sotto vesti umane e nasce sempre al solstizio d'inverno e prende ora il simbolo dell'ariete, ora del toro, ora della Vergine, in rapporto alla posizione del sole. Papa Giovanni non finisce di stupire. Ecco un altro brano che soltanto i devoti di Sai Baba potranno comprendere. Allora scenderà dal monte il santo scalzo e scuoterà il regno dinanzi alla tomba dello scalzo benedetto dalla Vergine Santissima. Il Salvatore discende dalla collina dove normalmente vive e scuote il cuore di tutti gli uomini. Egli procede dalla tomba di un altro santo scalzo, Baba di Shirdi, benedetto dalla Vergine, vale a dire, procede da un'incarnazione divina che ancora una volta compare come il Salvatore in un'epoca in cui il sole è nel segno della Vergine. Ogni brano della profezia è un inno al Salvatore. Leggiamo. Oggi la Vergine appare, nessuno ascolta la sua parola, perché come sempre la dolce appare agli umili. Anche qui la Vergine sta per il condottiero spirituale che si incarna sotto quel segno. Il simbolo esoterico della Vergine veniva usato in antichità quando il sole passava dal segno dell'Ariete a quello della Vergine. L'interpretazione più immediata potrebbe invece fare riferimento alla comparsa della Madonna. L'esoterista interpreta l'intero brano come uno degli inni più belli al Salvatore che ancora una volta è sceso tra gli uomini. Madre Santissima, Immacolata, che discendi sulla terra tra le rose e parli per chi non ti vuole udire. Madre Santissima, dal cuore aperto non sei una statua di carne, né un sogno né una paura, come si dice. Tu sei viva per chi è vivo. E al mondo parli scegliendo i semplici, ma tu sai anche perdonare. Nel Salvatore ciascuno di noi vede ciò che vuole vedere. Egli è il nostro specchio, vivo per chi è vivo. Nella terra celeste un solo vincitore col pensiero, con l'azione, con la parola. Da lui verrà al mondo un nuovo ordine di cose e la Beata Vergine scenderà in terra. Non la vedrete nella grotta, ma in un cuore che rivivrà. Il riferimento al Salvatore nato 2000 anni fa in una grotta e che oggi penetra invece nel cuore degli uomini è evidente. Dalle tenebre porterà una parola che tutti capiranno. È tempo delle lettere. I devoti di Sai Baba non hanno bisogno che venga loro spiegato come il tempo delle suppliche sia arrivato. Migliaia di lettere che tutti i giorni vengono allungate nelle mani del Salvatore.
E finalmente il Salvatore giungerà anche in Europa. Chi fu colonia schiava del rame del sale impone il suo comando popolare e un santo sarà giunto nella città bianca a dire alto, a dire vero. A Oriente azzurro nuovo sole nell'azzurra terra, e antica sarà scoperta la tomba del primo imperatore scelto tra gli uomini. Pare che il profeta faccia qui riferimento alla terra di Bharat, l'India, scrigno delle verità spirituali. Qui nasce il Salvatore, il sole fa sempre riferimento al Redentore. Ogni profezia potrà essere interpretata in rapporto al nostro modo di sentire, ciascuno porta acqua al proprio mulino e soltanto il tempo ci consentirà un'esatta decifrazione di queste stupende profezie. Il condottiero spirituale del terzo millennio appare nelle profezie di Papa Giovanni in 100 aspetti esoterici diversi. Una cosa deve essere molto chiara. Al di là delle nostre stesse interpretazioni ed elaborazioni mentali, quando un messaggio sottile di Sai Baba giunge per confermare quella o questa profezia, siate certi che quella è la realtà. Il santo scalzo che cambierà il volto dell'umanità è effettivamente l'avatar di Puttaparthi. L'avatar di Puttaparthi è lo stesso condottiero spirituale visto dalla monaca di Dresda. Quando Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo, il mondo sarà sconvolto, dice il messaggio della Madonna di La Salette. E quello sarà il momento in cui il mondo subirà una drammatica trasformazione da parte del condottiero divino. I vescovi saranno contro i vescovi, i cardinali contro i cardinali, e Satana, dice la Madonna a Fatima, riuscirà a introdursi fino alla sommità della Chiesa. La Chiesa di Roma dovrà subire grandi pene. Lo scisma sembra inevitabile dopo la morte di questo Papa. Se le profezie di Malachia sono attendibili, il futuro Papa che salirà al trono di Pietro, dopo lunghe e tormentate vicissitudini, che vedrà la Chiesa senza pastore per qualche tempo, sarà un Papa glorioso. Forse sarà proprio il De Gloria Olive che incontrerà il condottiero del terzo millennio. Secondo queste profezie, la catena papale si chiuderà con il De Gloria Olive e Pietro Romano. Uno dei due sarà sicuramente il Papa Santo, che riconoscerà la necessità di una resurrezione collettiva e globale. Nostradamus vede nella fine della Chiesa la venuta del Cristo. Il grande giudice giudicherà il tempo presente e quello passato. Il mondo tardo sarà riconosciuto sleale al clero giurista, che sarà ripudiato, avendo lui stesso stancato il Cristo. Altri uomini dunque formeranno la nuova umanità. Il millennio che è alle porte segnerà grandi cambiamenti. La monaca di Dresda, in una lettera alla sorella Marta, faceva capire che gli anni che vanno dal 1994 al 2001 consegneranno il millennio del Figlio al millennio dello Spirito. In altre parole, l'epoca di Gesù viene consegnata al nuovo condottiero, espressione di Shiva, lo Spirito Santo, l'aspetto creatore del divino. Il monaco olivetano è ancora più preciso. Dalla boscaglia uscirà nel momento più imprevisto un uomo che prenderà il cavallo infuriato per la briglia e lo condurrà alla ragione. Il riferimento al Kalki Avatar che imbriglia la mente degli uomini è chiaro. I nuovi apostoli prenderanno in mano il terzo millennio, ma prima la monaca di Dresda ci riporta alla drammaticità del tempo. Pietro è sbarcato a Roma, Pietro abbandonerà Roma. Nel tempo giusto Roma resterà orfana, poi il successore tornerà a Roma per raccogliere l'eredità del tempo, ma le tribù saranno divise e l'oro disperso, e la basilica sarà come una reggia in fiamme e l'eredità sarà come una donna sterile. Così finirà Roma. Le profezie prevedono due concili tra il 1995 e il 2000 che si scomunicheranno tra di loro
e sarà questo il primo passo verso la religione universale del Dio unico e vero che sta avanzando inesorabilmente dal piccolo villaggio di Puttaparti. Quel villaggio sarà il nuovo Vaticano. E la monaca conclude con una stupenda dichiarazione che esalterà i discepoli dell'Avatar. Sulle ceneri dell'uomo della parola germoglierà la voce dello Spirito che donerà all'uomo finalmente la pace. Le profezie del mondo cattolico, disastrose per la Chiesa di Roma, vanno a confermare le profezie del Vishnu Purana. I capi che regneranno sulla terra saranno dei violenti. Si impadroiranno dei beni e dei loro soggetti. Prevarrà la casta dei servi e dei fuoricasta che comanderanno. Breve sarà la loro vita. Insaziabili i loro desideri. Conosceranno appena la pietà. Coloro che posseggono abbandoneranno agricoltura e commercio, vivranno passando allo stato dei servi o esercitando professioni varie. I capi, sotto pretesti fiscali, deruberanno e spoglieranno i loro sudditi e distruggeranno la proprietà dei privati. La sanità morale e la legge diminuiranno finché il mondo sarà totalmente pervertito e l'impietà prevarrà fra gli uomini. Movente alla devozione sarà soltanto la salute fisica, solo legame tra i sessi sarà la passione. Unica via di successo la falsità. La terra sarà venerata soltanto per i suoi tesori materiali. Le vesti sacerdotali sostituiranno le qualità dei sacerdoti. Una semplice abluzione significherà purificazione. La razza sarà incapace di produrre nascite divine. Gli uomini chiederanno quale autorità hanno i testi tradizionali. I matrimoni cesseranno di essere un rito. Gli atti di devozione, anche se eseguiti, non produrranno alcun risultato. Ogni ordine di vita sarà simile promiscuamente per tutti. Colui che possiederà e distribuirà più denaro sarà padrone degli uomini che concentreranno i loro desideri sull'acquisto, anche disonesto, della ricchezza. Ogni uomo si crederà pari ad un bramano. La gente avrà terrore della morte e paventerà le carestie. Soltanto per questo conserverà un'apparente religiosità. Le donne non seguiranno i loro mariti e i loro genitori. Esse saranno egoiste, abbiette, mentitrici e si attaccheranno ai dissoluti. Diventeranno soltanto oggetto di soddisfacimento sensuale. Il Vishnu Purana aveva visto con un anticipo di 6.000 anni quello che si è verificato oggi sul nostro pianeta. Ecco allora che il divino, continua il Purana, discenderà con i suoi poteri per confortare e sollevare l'umanità. Egli discenderà in un villaggio del sud dell'India, il villaggio dei Koni, e vivrà fino a 96 anni. E in quegli anni egli trasformerà il cuore della gente e libererà le moltitudini dalla catena della schiavitù. Ogni volta che la legge decade e la licenza si diffonde, dice la Bhagavad Gita, io mi manifesto per la salvezza dei buoni e la distruzione dei malvagi, per instaurare saldamente la legge, io mi incarno di era in era. Sarà questa la prima resurrezione prevista dall'Apocalisse di Giovanni. Io vidi discendere dal cielo un angelo che teneva in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Egli si impadronì del dragone, l'antico serpente che è il diavolo e Satana, e lo incatenò per 1.000 anni. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò su lui perché non traviasse più le genti fino al compimento dei 1.000 anni. Dopo i quali egli dovrà essere rilasciato per un po' di tempo. Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero sopra fu dato il potere di giudicare. Vidi pure le anime di coloro che erano stati decapitati a causa della testimonianza resa a Gesù e della parola di Dio, e quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo segno sulla loro fronte e sulle mani. Questi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Gli altri morti non ripresero vita finché i 1.000 anni fossero compiuti.
Questa è la prima resurrezione. Sopra questi, la seconda morte non ha potere, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui durante i 1000 anni. Per 1000 anni i malvagi dimoreranno di là, nell'oca adatto al loro livello di coscienza, e lasceranno il mondo ai giusti e ai ricercatori dell'assoluto. Satya Dharma Prema Nityamai Yundina Pudami Thalli Yento Pulakarinchu Satya Dharma Prema Nityamai Yundina ఉడమి తల్లి ఎంతో పురకరించు విశ్వశాంతినిచ్చు విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ సత్య ధర్మ ప్రేమ నిత్యమై ఉండిన ఉడమి తల్లి